30 tombe, 30 romane e le altre tutte preromane dall'VIII secolo fino all'epoca romana. E di queste tombe, siccome non era possibile scavarle tutte sul terreno, circa una metà, 120, sono state cassonate in enormi, come chiamarle, zolle di terra, grandi circa 2 metri quadri ognuna, circondate da assi di legno rinforzate, portate via con la gru, dopo essere state disegnate accuratamente, fotografie, sezioni, piante, sono state portate in un grande magazzino che ha messo a disposizione il comune per essere scavate in laboratorio, cosa che poi subito non è stata possibile per motivi di mancanza di fondi. Ciò che era stato promesso non è stato mantenuto, ma non da parte del comune, da parte della ditta, della società che aveva in appalto la residenza, che consegnava chiavi in mano all'università. Cos'è successo? Una cosa che succede spesso e non a caso. La società è fallita. La società è appositamente fallita e quindi non è stato possibile riprendere, cioè scalare queste tombe. Sono rimaste lì per un po'. Poi dal 2006, no, nel 1999 il comune ha cominciato a darci una mano, un po' di finanziamenti e abbiamo ripreso gli scavi in laboratorio. Dal 1999 a pochi mesi fa abbiamo fatto diverse campagne di scavo in laboratorio e recuperato e scavato circa metà di questi cassoni enormi che si sono rivelati a volte molto più pieni di tombe di quello che non si fosse identificato. Di tombe in un cassone ne avevamo riconosciute tre, scavando ne sono venute fuori altre cinque, sei. Quindi questo lavoro si è via via moltiplicato. Le belle ragazze che sono andate via fanno questo lavoro, Tra cui la sepoltura del cane. tra cui la sepoltura del cane che è venuta fuori sempre da qui. Ma lungo questa strada, per me così archeologicamente così importante, c'erano altre tombe già note dagli anni 70, il condominio Sant'Ubaldo, un recupero che ha fruttato una tomba magnifica esposta al Museo di Padova, che era esposta a Venetkens, quella con un'enorme cista cilindrica rossa e nera e tutte le coppe a tre bracci, una tomba della fine del VI secolo. E ancora, stiamo per concludere, qui nel giardino delle madri canossiane sono state trovate alcune tombe, in particolare una
che troverete al Museo Civico di Padova e che si chiama Tomba delle Madri Canossiane. Ora qui non ci sono più le Madri Canossiane, questo è un giardino che fa parte di un complesso comprato e inglobato dalla nostra gloriosa università. Adesso gli hanno dato il fondo. C'è là? Cos'è che c'è? C'è la